Quello quindi che andremo a fare in questo episodio è sostanzialmente lavare i concentrati auriferi di tutto l'anno. Questo può creare un problema interessante, perché ovviamente è difficile trovare quelle poche pagliuzze disperse qua dentro. Questo sedimento che è passato attraverso il setaccio, questo sedimento che è nel risultato. L'oro potrebbe essere sia qua che qua. Quindi io mi aspetto la maggior parte dell'oro, soprattutto quello fine che ho perso, sia in questo. In teoria più è fine l'oro è più difficile recuperare dal concentrato. Più è grossolano, invece è più facile recuperarlo addirittura con le pinzette. Quindi le macchine sostanzialmente vanno ad aiutarci in questa fase qua e processare questo sedimento. Dato una controllata al concentrato formato solo più ormai da magnetite. Sostanzialmente l'ho ripassato un attimo al magnete. Voglio farvi notare quanta sabbiolina era rimasta intrappolata nei filamenti magnetite prima. Tutta questa potrebbe ancora essere aurifera. Quindi quando anche al fiume utilizzate un magnete, fate attenzione che quando scartate la magnetite potrebbe esserci anche della sabbiolina rimasta intrappolata tra i cristalli stessi magnetite. Siete consci che un po' di oro potete perderlo. Perché abbiamo tolto la magnetite? Sostanzialmente non ci serve nel processo. E sull'idea accendiamo le macchine e vediamo di estrarre l'oro presente. La sabbiolina la mettiamo qua. L'oro è pesante, va al fondo e via via questi vortici lo portano al centro, dove va poi a finire in questo buco che porta direttamente al contenitorino che abbiamo appena messo poco fa. Questi spray aiutano a tenere alla larga i sedimenti pesanti che ora non sono dal centro, dove poi le pagliuzze andranno a finire al fondo del contenitore. Questo spray invece serve per tenere questo sedimento sempre in moto. I sedimenti più leggeri alla fine verranno scartati. Vi ho fatto io qualche modifica qua per fargli un basamento dove poterlo mettere dentro questo contenitore di plastica. La pompa invece l'ho messa qua di fianco. Nel momento in cui finiremo, si svuoterà l'acqua, si raccolgono i sedimenti al fondo, si lascia asciugare e poi si mette tutta la macchina di nuovo dentro in attesa del prossimo utilizzo. Logicamente non è che è la bacchetta magica questa macchina, sia chiaro. Va a suddividere l'oro perché è molto denso rispetto al resto, ma comunque stiamo lavorando con dei concentrati di lavaggio. Quindi sì, da un lato ci aiuta, ma dall'altro logicamente non è perfetta. Vediamo un attimo come se la cava. Adesso che la macchina è in funzione, voglio farvi notare come questi spray vadano a pulire questa sabbietta che tende ad andare su. Quindi sostanzialmente l'acqua percorre questi incavi e fa sì che questa sabbietta sia sempre in moto continuamente, sempre in questa direzione verso il centro. Man mano qualche pagliuzzetta io la vedo salire, tra parentesi. Voglio farvi notare come la parte qua sopra deve essere completamente pulita se la macchina funziona adeguatamente. Tutto sedimento deve sempre rimanere in questa zona. Adesso proviamo a togliere quindi il contenitore, vedo che c'è un po' di magnetite, però rispetto a tutto quello, ragazzi, quanto oro che c'è qua dentro! Adesso voglio proprio farvi vedere. Pazzesco, quanto oro che c'è qua dentro!
Ma tutto quest'oro ho perso quest'anno. Pazzesco, pazzesco. Sicuramente lo già vedete così. Non c'è neanche il macro, eh. Vabbè. Abbiamo capito che questo metodo qua, sta macchina funziona abbastanza bene. Serve poi da passare ovviamente gli scarti per capire, ma possiamo fare un altro video. Però adesso sono proprio soddisfatto. Finalmente un po' di oro si vede. È molto piccolo, tra parentesi. C'è un po' di sta magnetite molesta, ma adesso vediamo di toglierla. Quando sovraccaricate troppo la macchina con sedimento granulare, quindi la fascia intermedia, vedete che tende a funzionare un po' meno. Ecco perché preliminarmente l'abbiamo setacciato con una maglia molto fine che trovavo che funzionava veramente veramente bene. C'è quasi un centimetro al fondo di magnetite e piombo, considerando che da qua ne avevo tolta veramente tanta di magnetite, i sedimenti più pesanti sono proprio qui e via via salgono. Ho messo veramente molto meno di quanto pensassi. Due piatti dei concentrati che prima ho fatto vedere senza magnetite li ha lavati, il primo quello più fine in 10 minuti e ha ricavato veramente, spero, tutto l'oro. Poi andremo ancora a controllare, secondo me è tutto, non di sicuro, perché talmente era fine quel sedimento, l'oro più pulviscolare secondo me è volato via nell'acqua, anche perché il sedimento che ho messo è asciutto. Quindi a mio parere bisognava prima saturarlo in acqua, poi usarlo nella macchina, magari avrei recuperato un po' di più. Capite quant'è interessante andare a vagliare sedimenti che già avete vagliato e di oro ne esce sempre. Logicamente su un piatto magari prendete un granulo, una pagliuzza, ma nell'arco dell'anno ne avete poi di oro da aggiungere in collezione. Però sono rimasto molto sconcertato di diverse cose. Un sedimento più fine lavora meglio. Però il sedimento vi ho messo grossolano, ci ha messo molto di più, anche il doppio e il triplo a processarlo. Però ragazzi, quanto oro avevo perso. Mi raccomando, anche voi fate sempre questa tecnica. Lo so che non avete questa macchina a casa, poi la passate a mano piuttosto, con un po' più di pazienza. Però caspita ragazzi, fatelo, perché si perde un sacco di oro al fiume. Sono molto soddisfatto del risultato. Adesso andiamo a vedere cosa contiene quel piatto. Guardate come i frammenti più grossolani la macchina non è riuscita né logicamente a passarli né sostanzialmente a scartarli. Quindi per usare questa macchina è fondamentale prima di tutto passare in rassegna il sedimento, setacciarlo almeno con una maglia, immagino, di 2-3 mm. Ecco, questo sedimento sostanzialmente sterile. Sti cavoli, ragazzi. Sorpreso al 200%. Il piatto all'interno non aveva più nessuna traccia d'oro. E adesso non rimane altro che andare a pesare questo quantitativo di oro trovato oggi dai concentrati. Saluto, mi raccomando, se il video vi è piaciuto di mettere un bel pollicione in su, a me fa sempre piacere rispondervi ai vostri commenti, ai vostre domande, ai vostri dubbi, curiosità. Ciao ragazzi!